Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui in questa meravigliosa comunità per ascoltare il Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, venerdì 21 giugno, San Luigi Gonzaga. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni dono del cielo, che in San Luigi Gonzaga hai unito in modo mirabile l'innocenza della vita e la penitenza. Per i suoi meriti e la sua intercessione fa che, se non l'abbiamo imitato nell'innocenza, lo seguiamo sulla via della penitenza evangelica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ogni mese la banca invia un estratto conto da cui possiamo vedere quanti soldi sono entrati nel conto corrente e quanti ne sono usciti. E se tutto va bene, quanti ne sono rimasti? Sarebbe bello immaginare che anche nei cieli abbiamo un conto corrente, un conto aperto con Dio, un conto in cui possiamo mettere dei tesori, ogni qualvolta riusciamo a vivere nell'amore per Dio e per il prossimo, o viceversa un conto con un debito aperto, se continuiamo a vivere nell'egoismo e nel peccato. Certo, è un esempio un po' strano, ma è proprio Gesù che ci dice di non accumulare tesori sulla terra, ma di accumularli nel cielo. I soldi in banca hanno il vantaggio che quando vogliamo comperarci qualcosa possiamo farlo. Il tesoro nei cieli, invece, non serve per comperare, per vendere alcunché. Non serve nemmeno per comperare i miracoli. E allora che cosa ce ne facciamo di questo tesoro nei cieli? Dobbiamo innanzitutto capire che questo tesoro non è un oggetto che può essere rubato, è qualcosa che rimane per sempre, perché è il tesoro di ciò che noi siamo. È il tesoro di avere un'anima luminosa. In realtà nel regno dei cieli noi non porteremo assolutamente nulla se non ciò che siamo diventati. Allora Gesù ci sta dicendo che invece di concentrarci troppo sull'accumulo di cose, dovremmo invece sforzarci di arricchire la nostra vita, arricchire quello che noi siamo, perché la vera bellezza non è data dal luccichio dei gioielli che indossiamo, ma dalla luminosità di uno sguardo amorevole. E oggi auguro a ciascuno di noi che ascolta il Vangelo di non perdere mai la luce del cuore e di avere una vita ricca di amore, ricca di amicizia, ricca di sentimenti buoni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità del Vangelo per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore
una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Bravo Betty. Bravo, 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 bravo.